dedicato alla polizia locale. Un'attività centrale per la tutela dei cittadini e nel controllo dei territori è quella del Corpo di Polizia Locale, riunito in un convegno regionale nella splendida cornice della Certosa di Trisulti di Collepardo. L'evento, dal titolo Tutela dell'Ambiente, Sistemi di Videosorveglianza e Attività di Polizia, è stato organizzato dall'AMBU, l'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia. Far conoscere il nostro lavoro ai cittadini, alle istituzioni è fondamentale. ANVU in questo senso in tutta Italia fa non solo formazione ma rappresenta la polizia locale di questo paese che in questo momento è in attesa di avere una riforma, cioè di avere un adeguamento della sua legge che corrisponda veramente alla reale potenzialità di un'organizzazione di polizia che è quella d'ordinamento locale, che è la prima polizia del territorio, quella alla quale il sindaco fa riferimento, quella alla quale i nostri colleghi, i nostri cittadini si rivolgono per ottenere i risultati, soprattutto in tema di sicurezza delle nostre collettività. Si è parlato anche della corretta applicazione delle norme e degli effetti della riforma Cartabia sui reati ambientali. La Polizia Locale è sempre impegnata in prima persona per cercare di aiutare il cittadino in qualsiasi occasione, ovviamente nei propri compiti di istituto. Siamo in attesa di una legge di riforma perché la legge quadro nazionale è del 1986, quindi è una legge che è abbastanza datata. Nel frattempo la polizia locale è cambiata con le funzioni, è cambiata con il personale. Ricordo sempre che per entrare in polizia locale con ruolo agenti serve minimo il diploma e come ruolo funzionario o dirigente ci vuole almeno la laurea, quindi è una forza di polizia adeguata da un punto di vista culturale. Aspettiamo che questo adeguamento ci sia quello di carattere normativo. A supporto delle polizie locali e delle loro attività sui territori, presente anche la Regione Lazio. Dobbiamo manifestare la nostra vicinanza non soltanto nella giornata di oggi, ma penso in tutti i 365 giorni all'anno. Il lavoro che fanno è un lavoro faticoso, pieno di difficoltà, la mancanza di risorse, di organizzazione, di personale spesso mette in difficoltà le tante amministrazioni locali dei nostri 378 comuni del nostro territorio. Quindi la mia presenza qui non è soltanto una presenza di forma, ma anche una presenza di sostanza per cercare di portare avanti la legge del 2005 per l'istituzione di una scuola di polizia regionale, ma soprattutto tutto per cercare di andare avanti sul disegno di legge di una polizia locale regionale. L'istituto comprende